Figlie carissime, che state per essere ammesse nell'arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, prima di ricevere il Santo Scapolare, siete chiamati a rinnovare le promesse del vostro battesimo davanti alla Chiesa, affinché il rito di questa aggregazione significhi per voi anzitutto una rinnovata e piena adesione al Signore Gesù nella sua Santa Chiesa. Per questo vi chiedo di rispondere alle mie domande. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Ed ora ci uniamo tutti noi a questa professione di fede. Chiedo a tutti di ripetere dopo di me: questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio sugli scapolari che riceverete come segno di consacrazione a Dio per le mani della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo. Preghiamo. Dio, autore e perfezionatore della santità, che chiami alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità coloro che hai fatto nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedici queste tue figlie che stanno per ricevere devotamente lo scapolare del Carmine, perché lo portino diligentemente come segno della loro offerta alla Vergine Maria del Monte Carmelo. Fa che queste tue figlie, lasciandosi amare dalla Vergine Tenerissima, siano conformi all'immagine del tuo Figlio Gesù e, dopo aver percorso felicemente il cammino della vita, possano entrare nella gioia della tua casa per Cristo nostro Signore. Carissime, ricevete questo scapolare col quale entrate nella confraternita della famiglia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Fiduciose dell'amore proveniente da così grande madre, dedicatevi alla sua imitazione e alla sua intimità. Portate questo simbolo come ricordo della presenza di Maria nell'impegno quotidiano di rivestirvi interiormente di Cristo Gesù,
di manifestarlo vivente in voi per il bene della Chiesa e di tutta l'umanità, a gloria del nome santissimo di Dio Trinità. Amen.
state accolte nella famiglia del Carmelo, consacrata in special modo all'imitazione e al servizio della Vergine Madre di Dio, perché possiate vivere per Cristo e per la sua Chiesa con il medesimo spirito contemplativo e apostolico dell'Ordine del Carmelo, e perché possiate conseguire perfettamente questo ideale con le facoltà che vi sono concesse, io vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali dell'Ordine del Carmelo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
Tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Tu gioisci ed esulti per i tuoi figli, perché in te saranno benedetti e saranno radunati presso di te dal Signore.
un segno grandioso apparve nel cielo. E subito dopo, questo testo dell'Apocalisse dice: una donna. Quanto di più quotidiano ci possa essere, quanto di più normale ci possa essere. Eppure quella donna, dal testo sacro, è definita un segno grandioso. E il problema non sono gli abiti che porta, rivestita come il sole, coronata di 12 stelle. La grandezza di quel segno sta nel fatto che è una donna. Perché? Se andate nelle catacombe cristiane, soprattutto nelle catacombe di Priscilla, trovate una bellissima immagine che è ritenuta una allegoria della Chiesa, una raffigurazione della Chiesa, e viene definita in questo modo: l'orante. È l'apostrofo orante. Ma cosa? Lo orante o la orante? Fino a qualche anno fa naturalmente si diceva lo orante, perché sembra quasi che sia un sacerdote in abiti pontificali che sta con le mani così elevate verso il cielo. Un recente restauro però ha tolto ciò che era stato aggiunto e ha riportato quella immagine paleocristiana, cioè degli origini della storia della Chiesa, alla sua forma originaria. È scomparsa la sola ed è comparso un velo nuziale, per cui hanno dovuto riscrivere tutti i libri di arte, tutti i libri di storia, e quello che fino ad oggi sembrava essere lo orante in realtà è definito la orante. Del resto, quali sono i modi con cui noi chiamiamo la Chiesa? Madre, vergine, sposa, feconda, sono tutti appellativi al femminile, e questo è uno dei motivi per cui da sempre la Chiesa ha guardato a Maria come al proprio modello. Stasera, seguendo i temi che ci siamo dati, a me tocca illustrare la tenerezza di Maria secondo ciò che in questo primo anno del suo pontificato Papa Francesco ci ha trasmesso. A dire il vero, già Giovanni Paolo I aveva parlato di Dio come tenerezza. Ricorderete quando, in uno di quei pochi discorsi tenuti dalla finestra del suo studio, una domenica a mezzogiorno per l'Angelus, fece tremare i polsi a tutti i teologi quando disse che Dio è padre, poi quasi timidamente si fermò col suo bellissimo accento veneto e disse: ma è anche madre, una cosa più o meno musicata in questo modo. Dio è padre, ma è anche madre. C'è un quadro di un famoso pittore, Rembrandt, fiammingo, che rappresenta bene, circa 260 anni prima di Giovanni Paolo I, questa immagine. Quel quadro viene chiamato l'abbraccio benedicente, raffigura la scena del figlio il prodigo che, tutto lacero e sporco, si presenta al padre per ottenere il suo perdono. Provate a cercare, tanto oramai smanettiamo tutti benissimo su Google, su internet, provate a cercare questo quadro e fissate la vostra attenzione sulle mani. Una mano poggiata sulla spalla e visibilmente maschile, nervoluta, callosa, forte. L'altra mano di questo padre, poggiata sull'altra spalla, è visibilmente femminile. Dio è rappresentato con due mani,
quella maschile della provvidenza che accoglie, corregge, quella femminile della misericordia. Non a caso nella Sacra Scrittura la parola con cui si indica la misericordia di Dio è la stessa parola con cui vengono indicate le doglie del parto. Dio che perdona è come una madre che genera alla vita la propria creatura. Questa virtù della tenerezza, allora, non è un sentimento dolciastro, sdolcinato per nostalgici. Questa virtù della tenerezza è una virtù per i forti. Vedete, ci vuole poco ad essere aggressivi, ci vuole pochissimo ad essere violenti, ci vuole invece una grande forza, una grande capacità di autocontrollo per essere pacati, per essere accoglienti, per essere misericordiosi, ci vuole una grande capacità per essere teneri. A voi care consorelle, vorrei chiedere uno sforzo in più. Non private mai l'umanità e la Chiesa della vostra femminilità. Non vi offendete se io torno su questo argomento, però più mi guardo attorno e più vedo delle femminucce che sembrano quasi dei maschiacci. Se ci togliete voi donne la delicatezza, la pazienza, la dolcezza, in quale parte del mondo noi andremo di nuovo a cercarla? Non credete a chi dice che la donna per valere deve diventare come l'uomo. Quello sarebbe proprio il momento in cui la donna cesserebbe di perdere la sua unicità. La donna vale nella misura in cui difende la propria femminilità. Ieri su tutti i siti di notizie, oggi su tutti i giornali, si è gridato con grande gioia al fatto che nella Chiesa anglicana sia stato approvato l'episcopato per le donne. Storia chiusa nella Chiesa cattolica, ormai Giovanni Paolo II si è abbondantemente pronunciato. Ma sapete qual è la cosa che mi fa paura? Ma davvero paura? E quando si pensa che per assumere un ruolo di primo piano nella Chiesa bisogna diventare preti o vescovi. C'è in questa visione un modo di intendere maschilista, clericalista e carrierista. Quale può essere un modo peculiare di essere donna all'interno della Chiesa? Essere disponibili al servizio, anzitutto il servizio dell'accoglienza. Fate attenzione, non è il servizio quello materiale, perché un tempo si pensava che le donne fossero fatte per lavare a terra, fare il ricamo e lavare le tovaglie dell'altare. No, il servizio che voi donne potete e dovete dare nella Chiesa è appunto il servizio di questa tenerezza che si fa accoglienza, che non vuol dire una pacca sulla spalla. Quella non è accoglienza, quella è finzione. L'accoglienza di cui voi donne siete capaci ce l'avete portata nel vostro fisico, nel vostro corpo. Il vostro corpo è fatto, chi ha sperimentato la maternità lo sa, per aprirsi all'accoglienza della vita. Il Signore Dio già nel DNA del vostro fisico vi ha fatte come un abbraccio verso le persone che stanno dinanzi a voi.
L'accoglienza a cui faccio riferimento è quella vissuta con la pazienza di chi veramente sa mettersi accanto e sa comprendere il mondo interiore delle persone. Voi ci arrivate prima di noi altri. A noi le cose vanno dette in lungo e in largo e chissà se le capiamo. Voi avete un intuito femminile, un intuito materno che vi porta ad entrare in sintonia più immediatamente. Certo siete pericolose, perché se non scatta la sintonia, l'antipatia è guerra mondiale, però anche questo fa parte della vostra peculiarità. Siete così capaci di abbracciare, insomma, quanto siete capaci anche con altrettanta forza di graffiare. Questo è chiaro ed è evidente. La tenerezza a cui il Papa Francesco fa riferimento quando parla di Maria, madre tenera, e della Chiesa, madre tenera, è una tenerezza concreta che si fa prossimità, vicinanza, accoglienza, comprensione. Voi sapete, quando parlo della donna nell'omelia, mi piace sempre dire un'altra cosa, però di solito la dico a voce bassa. Dico, voi avete sentito i sacerdoti non dire: non pensate troppo all'aspetto esteriore, non perdete troppo tempo nel truccarvi, non pensate a queste cose, insomma, del maquillage che non serve a niente. Posso dire la mia: quando i preti parlano di queste cose, tappatevi le orecchie. Dovete avere a cura la vostra femminilità. Una volta era una festa della Santa Famiglia e dissi: care donne, voi dovete essere contente di piacervi e di piacere al vostro marito, al vostro fidanzato, a quello che potrà essere il vostro fidanzato e il vostro marito. Non bisogna essere incidente, però questa distruzione di noi stessi, questa mortificazione di ciò che il Signore ci ha dato, quasi che dovessimo andare sempre con la mazza coperta, come se dovessimo vergognarci di ciò che siamo, è una cosa terribile che non trova fondamento in nessun libro della Sacra Scrittura, ma soltanto nelle visime di qualcuno che non aveva compreso bene che la creazione, quindi anche questa pellaccia, questo nostro corpo, viene da Dio. Noi tutti dobbiamo sempre averci a cuore. Siate contente della vostra femminilità. Riscaldate e illuminate il mondo con la vostra femminilità. Non ve la fate strappare mai da nessuno. Difendetela, nel senso che non è che dovete farvi mettere mai i piedi in testa, ma spesso questo rischio si corre poco, ma voi avete dei maschietti, vi fate fare quello che volete. Difendetela nel suo senso vero, in quello del nobile, perché senza di voi la Chiesa e il mondo sarebbero davvero più poveri. Ridateci il gusto dell'armonia, della serenità e della gratuità. In un mondo dove oramai si fa ogni cosa per averne un guadagno personale, per averne un ritorno personale, voi che siete state pensate da Dio come il tabernacolo della gratuità, ricordateci sempre che senza gratuità non vale la pena di vivere.
figli. Quanto sei bella, o Vergine Maria, quanto sei bella, o Vergine Maria. Il tuo volto è pieno di bontà. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quanto sei bella, o grande Madre di Dio, gloria del Monte Carmelo, rivesti delle tue virtù questa famiglia a te consacrata. Difendila sempre con amore da tutti i pericoli. Immagini di Maria,
così da ricercare continuamente il tuo volto e prodigarci generosamente per la salvezza degli uomini. Tu hai formato la famiglia del Carmelo, i fedeli consacrati in modo particolare alla Vergine Maria, nei chiostri e nel mondo. Fa che quanti sono attratti dall'ideale carmelitano, perseverando unanimi nell'orazione con Maria, Madre di Gesù, siano un cuore solo e un'anima sola. Tu hai promesso a coloro che perseverano fino alla morte nel tuo amore una corona di gloria. Concedi ai nostri fratelli e sorelle defunti, che come Maria sono stati fedeli al tuo amore, di godere con te in cielo senza fine.
Vi ricordo che domani abbiamo le messe alle 7, alle 8, alle 9, alle 10.30 l'arcivescovo presiederà la messa, cui seguirà l'aggregazione dei nuovi confratelli. Alle 12 avremo la supplica e la benedizione eucaristica, alle 18 la messa sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi, che per l'occasione impartirà la benedizione apostolica a nome del Romano Pontefice. Il Signore sia con voi. Il Padre, in onde del suo amore misericordioso, donatoci in Cristo Gesù, Figlio della Vergine Maria. Gesù Cristo vi faccia partecipi dell'amore del Padre, nel calore materno della Vergine del Carmelo, sì che diventiate operatori di ogni bene. Lo Spirito che vi ha ispirato di porvi sotto il manto della Madonna vi faccia apostoli nel cammino della pace e della giustizia. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.